Io intanto sono commosso veramente per questa accoglienza che non merito, speriamo di meritarla, ma giudicherete voi alla fine della conferenza. Ringrazio il sindaco Drei, l'amico Carlo De Maria, collega Urbino e grande amico. Ringrazio i professori che hanno portato questi bellissimi visi di giovani, che già questo vale in sé la conferenza, vedere nel vostro viso così sereno questa mattinata di sole, questa estate prolungata. Il titolo della conferenza, come vedete, Le vite semplici e le vite da eroi, vuole alludere un po' a qualche cosa che già il sindaco introduceva, cioè il valore storico della Grande Guerra. Io lo esaminerei però per un lascito immateriale, quasi sfuggente, e cioè questo parlare dell'eroismo, l'eroe. Che cosa la Grande Guerra ci lascia in materia? Cosa vuol dire l'eroe prima e dopo la guerra? Questo lascito di mentalità è quello che ci fa vedere o non vedere, se non lo conosciamo, i monumenti che appunto sì, sono veramente ovunque. Le lapidi con i nomi e cognomi, quelle lapidi lì, come vederle? Ecco, per vederle secondo me occorre acquisire qualche cosa che spero di riuscire a chiarire. Noi pensiamo alla Grande Guerra certo come una vita di vite semplici che vengono all'improvviso investite dall'alone dell'eroismo. E quanto riassume il simbolo stesso della Grande Guerra, il milite ignoto. Ecco, bisogna pensare un momento a questo milite senza nome, un soldato ignoto che però noi diciamo essere un eroe. Pensate bene alla contraddizione. Non sappiamo chi è, perché è un soldato ignoto, non sappiamo il nome, il cognome, nulla. Ma diciamo che quello è il soldato ignoto, lo abbiamo messo sull'altare della patria a Roma nel 1921, prima del fascismo. Attenzione, perché si fa confusione, si crede che sia una creazione fascista e non lo è. Una persona qualunque, addirittura senza nome, scelta come emblema di tutti i caduti dal 15 al 18, 1918. In forme diverse questo omaggio fu fatto in ogni città d'Italia. Fu fatto pubblicando dei libretti che facevano l'elenco dei caduti, un pantheon di carta, che poi si traduce nel pantheon di marmo, appunto con quelle lapidi che sono nelle piazzette di ogni città, grande e piccola. L'ha anche Forlì, poi la mostrerò. Ora domandiamoci com'è avvenuto appunto questo mutamento di sensibilità collettive, che ha posto le persone semplici su quei monumenti sui quali stavano solo i grandi condottieri eroi. Non ci stavano le persone semplici prima della Grande Guerra, questo è il punto. Mai una persona semplice era salita sul monumento. E allora per capire questo mutamento di mentalità bisogna partire dal peso della Grande Guerra. Se nelle guerre, per fare l'Italia, e qui c'è la slide che bene lo indica, c'è la lapide che sta qui sotto il comune di Forlì, c'è una lapide apposta, nelle guerre per fare l'Italia, le guerre che vanno dal 1848 al 1867, i caduti forlivesi sono 45, e li vedete lì indicati, in un periodo dunque di 19 anni, 45 caduti. Ebbene, i caduti della Grande Guerra dal 1915 al 18 in 3 anni sono 861. Questo da sé, le lapide è dentro la chiesa di Sant'Antonio Vecchio a Forlì. Vedete la tabella statistica con i numeri, e poi ho fatto la slide della chiesa di Sant'Antonio Vecchio, là dentro c'è la lapide con tutti gli elenchi, gli 861 nomi a Sant'Antonio Vecchio, l'abside, c'è anche una lapide, io qui non riesco a vedere quello che vedete voi, ma mi fido del professore. In corso Diaz, e andrete a visitarla, mi sembra, domani c'è la cerimonia, proprio lì, dove c'è questo immenso elenco.
Questo dà un'idea, da 45 a 861 nomi, dà un'idea dell'entità di quella che è stata la Grande Guerra, cioè il passaggio da una società aristocratica elitaria, qual era il faro d'Italia in quei 19 anni, a una società democratica, una società di massa, dove i ceti popolari sono coinvolti nella Grande Guerra. Infatti quella gran parte di 861 nomi sono semplici contadini, i fanti. Ora noi ci accostiamo a questi nomi parlando appunto di eroi. Ma chi è l'eroe? Cosa diventa l'eroismo con la Grande Guerra? Che ci fa passare nella modernità, questo è il grande appuntamento. Ebbene, nella nostra tradizione culturale l'eroe è il semidio, è quello della forza eccezionale, un individuo, anche quando è un uomo come Ulisse, ha delle capacità che vanno al di là delle capacità umane. L'Ottocento romantico introduce in questa storia dell'eroe qualche cosa di nuovo. Nella costruzione degli stati nazionali che si ha nell'Ottocento, cioè la formazione delle nazioni che vedete oggi, l'eroe diventa un patriota, un soldato che si dedica interamente alla causa patriottica. Ecco, in Italia naturalmente il modello è Garibaldi. Ecco, vedete il monumento molto bello a Roma sul Gianicolo, 1895, quindi è fatto quasi a risorgimento, quasi concluso. L'Italia è fatta, mancano ancora le zone Trento, Trieste, eccetera. Garibaldi, fisicamente bello, dal corpo eccezionale, a cavallo, pronto all'azione, questi sono gli stereotipi che fanno l'eroe. È capace, cioè l'individuo capace di scrivere il suo nome nel grande libro della gloria, della storia. E il monumento, se ci guardate bene, è decorato tutto intorno da una statuaria dove appunto si vede chi è l'eroe. Sono episodi della battaglia di Garibaldine, l'eroe ha la spada in mano, spesso a cavallo, contro il nemico che vede, è quasi un duello a tu per tu. Ora, come si passa da questo eroe a cavallo, dal volto sfolgorante all'eroe anonimo della Grande Guerra, al milico ignoto appunto, a un senza volto e a un senza nome? Cosa fa di una persona semplice l'eroe della Grande Guerra? Il Purfertro è portato a Roma nel 1921, sepolto non al cimitero, vedete, ma su un monumento, e questa è la novità, sepolto sul monumento di Vittorio Emanuele II, il re che fa l'Italia, che da quel giorno cambia nome, non si chiama più il Vittoriano, ma si chiama Altare della Patria, come noi ancora facciamo. Ora, a questo milite ignoto gli rendiamo omaggio, qui abbiamo la slide, vedete il Vittoriano, il monumento, grande il monumento, e sotto il monumento la tomba del milite ignoto, come vedete, è tra due militari, alla portata di tutti, come una sacra reliquia nelle chiese. Questa è una chiesa laica, in fondo si può toccare, perché le reliquie devono essere a portata dei fedeli. Dunque questo passaggio di mentalità avviene gradualmente, segna una rivoluzione nella mentalità comune. In tutta una prima fase della guerra, dal 15 al 18, si continua ad applicare sulle vite dei semplici fanti il paradigma dell'eroe tradizionale, e le due cose non coincidono più, lo possiamo vedere nelle motivazioni delle medaglie d'oro, per esempio. Se voi fate attenzione al linguaggio vedrete che c'è qualcosa che non torna. Prendiamo ad esempio la medaglia d'argento di Forlì, il conte Guido Guarini della famiglia. È caduto dopo 20 giorni che è al fronte. Guardate la motivazione, e qui c'è la slide, dice: fu tra i primi volontari a pagare con la vita combattendo contro un nemico vile che non osò affrontarlo a petto scoperto e lealmente come egli avrebbe desiderato, ma lo colse nell'insidia. Vedete, non c'è il duello che era invece nella statuaria intorno a Garibaldi. Oppure prendete un altro caso, la morte banale dell'imbianchino forlivese Arduino Giottoli. Di lui scrive Spallicci, era molto affezionato ad Arduino Giottoli perché faceva parte dei canterini dalla Pie. Ebbene, Spallicci nel 1919 racconta come è morto Arduino
poggiato, ed è una morte, se volete, banale, perché viene colpito da un colpo di fucile anonimo mentre da un pezzo di pane si sporge per dare a un amico suo un pezzo di pane e viene colpito là. Ecco, altro che il duello. Spallicci, guardate cosa scrive nella slide, dice: quella non era la battaglia sognata in campo aperto con una tromba magari che suonasse la carica di Calatafimi, cioè la prima grande battaglia dei mille a Calatafimi il 7 maggio del 1860. Non era quella. Ma vedete, vogliono somigliare a Garibaldi, ma è impossibile somigliare a Garibaldi, questo è il punto. Il modulo del valore dunque resta quello, è la spedizione dei mille. In verità i soldati non sono i piccoli garibaldini o i garibaldi in miniatura, nessuno di loro ha la camicia rossa, perché sarebbe ovviamente un bersaglio aperto per i fucili, deve camuffarsi col terreno, ha la camicia grigio-verde, deve stare nascosto, non è a cavallo, i cavalli non sono i protagonisti della grande guerra, quando i registi li mettono nei film lo fanno solo per fare colpo sullo spettatore, ma non c'è la cavalleria nella grande guerra. Stanno nella trincea i soldati, fra il fango, gli escrementi, in perenne attesa di attaccare o di ricevere l'attacco. L'attacco spesso è un'anonima bomba, un obice che arriva e loro si spia il sibilo, imparano a distinguere il suono dei proiettili, se può arrivare vicino o lontano. Però vedete, l'esigenza di accostare la guerra alla figura dell'eroe resta, non si impara subito questo fatto qui. E allora si traduce in una figura, per esempio, in una figura, cioè si crea l'eroe. Chi è? È l'aviatore. L'aviatore è lui, il nuovo Garibaldi. Sul suo cavallo d'acciaio, ecco, guardate la slide, è Francesco Baracca. Francesco Baracca, vedete, non è a cavallo, ma è a cavallo in fondo dell'emblema e del cavallo d'acciaio, quell'emblema che non a caso resta, vedete, e diventa un mito nazionale con la Ferrari che lo eredita dalla madre di Baracca, lo dà a Ferrari, di mamma forlivese, lo dà a Ferrari e resta ancora oggi, non a caso, vedete, Baracca diventa il mito nazionale smisurato, veramente nessuno, forse solo Garibaldi, un mito che dura fin oltre la seconda guerra mondiale. Voi pensate che Baracca si diventa assi dell'aviazione con 5 duelli vinti, Baracca ne vince 34, altro che asso. Ha le caratteristiche dell'individuo eccezionale, vedete, singolo, che guida il cavallo d'acciaio, può scrivere il suo nome sul libro della gloria. Ecco, qui vedete Baracca abbatte l'aereo nemico, l'aereo abbattuto in questo caso 12 febbraio 1917, l'aereo, pensate, è messo in mostra, viene preso, portato in una scuola e là la popolazione lo va a visitare, a vedere, paga 50 centesimi che verranno dati alla Croce Rossa. L'aereo naturalmente è il corpo del nemico, non lo è, ma lo è. Il suggerimento c'è naturalmente, è vero, e si ripete un po' quello che era il grande duello classico, Achille ed Ettore, è Achille che prende il corpo di Ettore e lo trascina nella polvere davanti alle mura di Troia per farlo vedere alla gente. Qui non c'è il corpo di carne, c'è il corpo d'acciaio del pilota ucciso. Il corpo di carne viene visitato, guardate il gesto cavalleresco di Baracca, lo va a trovare all'ospedale morente, colpito. Lo stesso Baracca naturalmente muore, come sapete, in un duello con un austriaco contro, per caso viene colpito alle spalle mentre Baracca, durante la ritirata di Caporetto, mitraglia, non fa il suo lavoro in fondo, mitraglia le trincee nemiche, invece di fare il duello in cielo arriva l'austriaco alle spalle, non facciamo giudizi morali, Arnold Barwick, e di Baracca resta solo questa nube, vedete, Baracca 30 anni, muore alla fine della guerra, 19 giugno 1918, però guardate,
la descrizione della sua morte, lui che era l'eroe degli eroi, la descrizione della sua morte è la descrizione del soldato semplice. Fante tra i fanti, guardate la slide col necrologio del Corriere della Sera, del 22 giugno dice: aviatore cavaliere è caduto come un fante tra i fanti, nel tumulto di una battaglia, battaglia di fanteria. Vedete, fare l'eroe dei fanti. Se Baracca allora l'eroe individuale, rivestito in modo tradizionale, anche se ha in verità tutta la tecnologia moderna con lui, cosa accade? Che quella vita di trincea non permette un eroismo alla Baracca. È questo il problema. I fanti non possono muoversi, sono immobilizzati nella trincea. E allora c'è un secondo tentativo di creare l'eroe, tentare cioè di esaltare l'azione della trincea come se fosse una battaglia di cavalleria, cosa che non è. E allora guardate cosa succede, il caso di Decio Raggi, che è uno dei nostri, un riminese, ma è anche Forlì gli ha indicato la via. Decio Raggi, c'è la slide del suo ritratto, giovane, vedete, ufficiale Decio Raggi. E cosa fa Decio Raggi? Subito, nei primi giorni di guerra, è volontario, cattolico, quindi ha tutto per piacere. Esce dalla trincea per tagliare il reticolato nemico, strappa il sonaglio d'allarme, apre il varco e la famosa frase: avanti Romani, avanti! E poi un iepinciù dice in dialetto: non c'è nessuno, perché è ingannato dal fatto che i soldati nemici si sono nascosti. In quel momento una pallottola gli attraversa il polmone, gli si pianta nella spina dorsale e muore 5 giorni dopo di agonie terribili. Come vedete, si tratta di un'azione molto ridotta, coraggiosa finché vi pare, qui non voglio mica mettere in discussione questo, però i cavalli, la cavalleria, la tromba non ci sono. Un'azione. E allora la costruzione dell'eroe come avviene? Facendo coincidere, esaltando il sacrificio. Ecco la parola nuova. È il sacrificio. Colui che ha dato la vita, colui che si è sacrificato. E prendono per fare questa operazione la sua lettera testamento. Ebbene, ogni soldato, quasi tutti i soldati, naturalmente, come diceva Carlo, molti non sanno scrivere, quelli che sanno scrivere, quelli che ce la fanno scrivere dal nemico, portano dentro la giubba una lettera, la lettera da spedire a casa qualora cadano morti. La spediranno i compagni. È un po' una lettera testamento, una strategia per essere ricordati, è un ultimo messaggio alle persone care. Anche Decio Raggi ne ha una bellissima, tra l'altro, che viene fatta, diventa un documento sacro, viene depositata addirittura al Vittoriano, che non è ancora altare della patria quando muore Decio Raggi. Al Vittoriano il re in persona, la regina, perfino la regina Margherita, vedova di Umberto, manda i fiori. E dice, vedete, questa è veramente una lettera fatta per piacere, perché rende omaggio al re Vittorio Emanuele III, che con animo paterno costruisce la patria dentro i confini nazionali. E questo è già in sé, è un volontario romagnolo che rende omaggio al re. Secondo, vedete l'invocazione finale, o gioventù italiana, invidia la mia sorte fortunata nel nome di Dio e nella speranza di una vita migliore per la grandezza, l'unità, la libertà, eccetera, eccetera, io muoio beato. È la lettera dell'eroe, naturalmente. Guardate il Corriere della Sera, nel disegno che fa per l'inserto la domenica del Corriere, vedete, descrive l'azione. Disegna l'azione di Decio Raggi, come vedete, sostanzialmente reale, manca la cavalleria, manca la tromba, la trincea dunque, questa è la realtà della guerra. Per le modalità del suo svolgimento è una guerra senza le forme dell'eroismo tradizionale, è una guerra di rifugiati sottoterra, senza azione, è una guerra di nervi nella quale si riposa di giorno e si lavora di notte. Si spia il nemico attraverso le feritoie e non lo si vede in faccia. Altro che come era nella base del monumento di Garibaldi. La morte è una morte banale, il più delle volte, quasi sempre anonima, nella quale il nemico invisibile può arrivare
da un obice, da una bomba o da una nube di gas. È anche una guerra di gas chimiche, sapete. Qui ho messo tre slide per farvi vedere in successione che cos'è la guerra di trincee. Come vedete è una guerra di immobilità. Di qui vedete, per questa realtà si ha uno slittamento di significati. Ecco che nasce la mentalità moderna dell'eroe. Perché? Perché quegli eroi, non potendo essere gli eroi classici, diventano martiri. Il loro eroismo è nel martirio e somigliano via via sempre di più ai vecchi santi della Chiesa. I combattenti diventano martiri, tanto che le loro ferite, come era nell'eroe della Chiesa, nel santo, le ferite non sanguinano. Il morente non sente dolore, perché? Perché muore nella fede, in questo caso la fede patriottica, è veramente il santo tradizionale. Quindi si apre un culto che ha due momenti. Uno, ecco, se volete, la rappresentazione della morte di Decioraggio. Vi ho detto che ha 5 giorni di agonia, ecco, guardate come viene descritto, in 5 giorni, c'è la slide, in 5 giorni di sofferenze, mai si lamentò, vedete? Vi immaginate uno che ha un polmone perforato e la spina dorsale spezzata. Con rara forza d'animo raccontò le impressioni, vedete, quasi fa coraggio a quelli che sono intorno al letto. Lui, il morente, fa coraggio agli altri, vedete, proprio come il martire tradizionale. E quindi si ha questo passaggio dall'eroe al martire, che diventerà, questo già con Decioraggio 1915, diventerà poi la soluzione per tutti, in verità, per tutti i caduti. Sono eroi non tanto per i gesti di ardimento, ma sono eroi per la sopportazione di queste condizioni. Sono eroi tutti coloro che hanno dato la vita sopportando la trincea. Tutti costoro sono investiti da un culto semireligioso, che ha due momenti. Uno, privato, è il culto domestico. Nelle famiglie nascono gli altari privati, sui quali vengono collocate le reliquie, come si fa per i santi. Le reliquie sono la fotografia, il ritratto, una lettera, gli oggetti, l'orologio, un pezzo di stoffa, il tascapane. Già i combattenti, guardate, avevano in mente questo. Prendete una lettera, è la lettera di Ettore Buglioli, che è del Savio, guardate nella slide cosa scrive. La lettera gliela trovano ovviamente sempre dentro la giacca, e dice: cara moglie e famiglia, quando riceverai questa lettera io sarò morto sul campo di battaglia, conservala perché sarà l'ultimo scritto dalle mie mani. Un solo favore voglio da te, una volta all'anno soltanto ti ricorderai di me, il giorno dei morti. Porto un mazzo di fiori sulla tomba di mia madre e mia sorella insieme col mio ritratto. Vedete, la costruzione dell'altare della memoria privata. La stessa camera del giovane, perché già allora i giovani cominciano ad avere una camera a sé nella famiglia, che anche questo è un fenomeno del Novecento e non precedente, prima del Novecento non hanno una camera. La cameretta del giovane diventa una sorta di museo. Sono i genitori, ecco il caso di Renato, qui non ho la slide, è il caso di Renato Locatelli di Forlì, che viene descritto in questo modo: la sua camera, la mamma la sera torna a casa, entra nella cameretta del suo Renato, sul letto ha messo la sciabola, il berretto, il ritratto del giovane eroe davanti al quale è accesa una lampada votiva. Vedete, un altarino privato. Insieme a questi altari privati nascono gli altari pubblici. Pensate che il grande monumento cimitero di Re di Puglia, qui alla slide, lassù, vicino a Gorizia, che viene i lavori vengono completati nel 1938, accoglie 65.000 caduti, nel retro, è spesso chiuso perché non c'è mai nessuno, sapete, però nel retro, se uno insiste riesce a entrare, ci sono le reliquie dei caduti in verità, cioè tutte le vetrine costruite con quanti familiari hanno portato, oggetti personali. Qui ci sono tre slide, vedete l'orologio, il taccuino, il tascapane, c'è la medaglia di guerra, c'è il ritratto, c'è la sciarpa macchiata di sangue.
e cioè l'altare pubblico, quindi una sorta di religione laica e anche religione nel senso tradizionale, cattolica, perché la religione cattolica è quella, è la religione delle reliquie, naturalmente. Questa costruzione della memoria, vedete, l'eroe e il martire. Tra martire ed eroe non c'è più differenza. E quindi viene sacralizzato il sacrificio. In Romagna, nel 1919, esce questa Romagna Eroica. La Romagna Eroica è una rivista patrocinata da tutti i comuni romagnoli, che avvia l'estensione dell'eroismo dedicando biografie a ogni caduto. Romagna Eroica è veramente un po' partigiana, perché fa di preferenza gli interventisti, però avvia il processo di eroizzazione di tutti coloro che sono caduti. La grande svolta, naturalmente, è quella, è la celebrazione del Milite Ignoto. Inizia nel 1920 in tutti i paesi europei, sia chi ha vinto e sia nei paesi nei quali che hanno perso la guerra, i quali celebrano un soldato senza nome a rappresentare tutti i caduti. In Italia è un generale che avvia la pratica, un generale di sentimenti democratici, ecco, quindi dicevo prima di non confondere il Milite Ignoto col fascismo. È Giulio Due, appunto, che fa la proposta al Parlamento, e il Parlamento la trasforma in legge. E cosa avviene? Che ad Aquileia, la chiesa vicino vicino a Gorizia, ad Aquileia vengono portate le salme di 11 soldati sconosciuti presi dagli 11 campi di battaglia della Grande Guerra combattuta dall'Italia. Qui una Maria Bergamas, vedete la slide, Maria Bergamas, che ha avuto un figlio caduto in guerra, viene scelta, chiamata a caso a scegliere una bara a caso, che viene portata appunto, le altre sono seppellite lì dietro alla chiesa di dove sono ancora oggi, compresa la tomba di Maria Bergamas. Il soldato scelto da Maria Bergamas, come vedete qui il disegno appunto è quasi di ispirazione religiosa, vedete quella, la lampada, il fumo, quasi che abbia sentito il tocco, che sia veramente il figlio di lei, perché lei è convinta di aver trovato suo figlio. Così il soldato sconosciuto viene portato a Roma, il 1 novembre c'è l'esposizione a Roma, ed è qui che avviene il punto cardine. Il re, e qui c'è la slide con la motivazione, vedete, gli dà la medaglia d'oro. Questo è il punto. Uno sconosciuto riceve la medaglia d'oro. Qui bisogna fare un po' i conti. Allora, leggiamo la motivazione del re. Vittorio Emanuele III dice del soldato ignoto: degno figlio di una stirpe prode e di millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese e cadde combattendo. Ho semplificato. Come dire allora che il Milite sconosciuto, con lui viene decorata l'intera nazione, la stirpe prode, tutti gli italiani, e la resistenza, vedete, nelle trincee. Da notare che non è l'azione che lo fa eroe, ma il fatto che cadde combattendo in senso generico, non in un'azione particolare, ma il fatto che il suo corpo anonimo si trovasse sul campo di battaglia. L'attestato di eroismo è conferito dunque al soldato qualunque, potremmo dire al cittadino in divisa, il quale viene ricordato per nome sui monumenti, destinandolo ad un al di là laico religioso. Sapete che l'al di là, c'è l'al di là tradizionale della religione cattolica, che è il paradiso, ma qui si crea un altro al di là, è l'al di là laico della memoria comune, e l'al di là laico della memoria comune sta nel ricordo, che deve essere rinfrescato continuamente. Ecco perché le cerimonie, sapete, la memoria, per noi è tutta memoria, ormai ogni giorno bisogna ricordare qualcosa, questo al di là laico viene creato con i nomi sulle lapidi, un al di là fatto di un trasporto affettivo che si affianca all'al di là della religione cattolica,
Non a caso spesso nelle lapidi c'è scritto nel cuore dei vivi, immortali nel cuore dei vivi, un'immortalità del ricordo dunque che va continuamente rinfrescando. E per di più, ecco la novità, questo, vedete, vi serve la teoria per capire questo. Sono in ordine alfabetico, vuol dire che un contadino può venire prima del generale. E questo è sensazionale, questa è la democratizzazione totale. La sinistra ha ignorato per cent'anni la Grande Guerra perché diceva che quella era l'origine del fascismo. Ma perché ha perso la guerra civile? Non per colpa della Grande Guerra. La Grande Guerra non c'entra. La Grande Guerra fa questa democratizzazione totale, il contadino prima del generale, in ordine alfabetico, com'è? Com'è scritto nell'anagrafe, basta, questo è. E guardate che i monumenti sono tutti così, prendete ancora Re di Puglia, Gorizia, del 38, guardate la scalinata, ho messo quella foto lì perché c'è una donna, è l'unica, ma sono in ordine alfabetico, i nomi sono tutti in ordine alfabetico. E così a Cesena, l'altra slide, sono in ordine alfabetico. Sono in ordine alfabetico a Savignano, tutti intorno. A Sant'Arcangelo c'è un bel monumento, non si vede, ma la lapide è sotto il comune. A Forlì, bel monumento, Piazzale della Vittoria, non si vede lì, ma la lapide è a Sant'Antonio Vecchio. Quindi il meccanismo è quello, il ricordo è quello. Dunque, se volessimo trarre una lezione della Grande Guerra, i monumenti testimoniano di questo passaggio di fondamentale nelle mentalità comuni, che va dall'eroismo dei semidei, di Ulisse, all'eroismo dei capitani guerrieri alla Garibaldi, all'eroismo delle persone semplici che hanno saputo sacrificarsi, il cui valore eroico sta nella sopportazione. Freud poi dirà: sopportate la vita per evitare la guerra. Se questo è il valore dell'eroismo, allora, vedete, viene a somigliare molto alle virtù necessarie a tutti noi per essere all'altezza delle difficoltà della vita quotidiana. Certo, noi non siamo in trincea, per fortuna, però la sopportazione della vita a cui ci invitava Freud. E questa può essere la prima lezione della Grande Guerra. L'altra riguarda l'Italia e l'Europa, perché né l'una né l'altra impararono a costruire la pace alla fine del conflitto. L'Italia in particolare, se vinse la guerra, non seppe vincere la pace e si avvolse nelle spire della dittatura fascista. Ma quell'Europa delle nazioni nate dalla Grande Guerra è ancora a grandi linee quella di oggi. E a questa Europa che dobbiamo quel disegno di unificazione che ha permesso 70 anni di pace, che non sono mai accaduti nella storia, 70 anni senza guerra. Di questo dobbiamo essere riconoscenti, dunque, alla lezione lasciataci dal primo conflitto, o altrimenti detto dei due conflitti mondiali con un breve intervallo fra i due. Forse aveva visto davvero bene quel biografo di un caduto forlivese, che scriveva nel 1919 queste due righe che a me piacciono tanto e vorrei chiudere su queste, quando aveva previsto una risurrezione degli esseri umani come della natura. Lui pensava che avrebbero imparato qualcosa dalla guerra e scriveva appunto: la guerra è passata, le genti che ne furono percosse risorgeranno a poco come l'erba calpestata.